Sei andato a vedere l'ultimo video che ho realizzato con Obi? Ti lascio il link in descrizione. Ciao Makers e bentornato anche questo sabato qui nel mio garage. Prima di lasciarvi alle immagini del completamento del box, voglio ringraziarvi per i numerosi consigli che mi avete dato nel precedente video. Se ve lo siete persi, lo trovate qui in alto nelle schede. Mi avete dato moltissime idee, alcune non le voglio applicare, soprattutto quelle in cui mi chiedete di utilizzare lo spazio sotto la CNC. Per ora lo lascio libero perché ho delle idee in testa. Però mi avete dato altre idee, quelle di una porta che si poteva sollevare come un portellone di un'auto, quelle con dei pistoni, con delle carrucole, tantissime utili idee. Ho messo assieme qualcosa, ho scelto la via più breve, ma l'ho studiata e progettata da me. Il risultato finale mi soddisfa al 100%. Due cose prima del video. In primis voglio annunciarvi che già da febbraio farò un primo evento con Obi in un punto vendita e quindi potremmo incontrarci. Il 24 febbraio mi sembra a San Giuliano Milanese. Non ricordo ancora l'ora, ci vediamo nel video di sabato prossimo con gli aggiornamenti. Tra l'altro guardatevi questo video fino alla fine perché poi vi do un'anticipazione sul video di sabato prossimo. Mi è venuto il lampo di genio, ragazzi. L'idea qual è? È quella di realizzare una specie di cornice, così, dove farò poi le fresate per delle ante scorrevoli. Ante scorrevoli che vado a pantografare adesso con la CNC mentre io preparo questi. Devo tagliare questa cornice sulla sega circolare, poi fargli la fresata per i binari al banco fresa e ho realizzato da zero questo supporto per il cuscinetto che mi farà da guida. Sono gasatissimo già solo per questo, perché non esiste in commercio, l'ho inventato io, è un piccolo oggettino, però posso dire l'ho inventato io e adesso vado a realizzarlo. Nella parte sotto il cuscinetto scorrerà sui binari, mentre nella parte sopra farò comunque i binari. Volendo avrei potuto creare un ulteriore oggetto simile con un semplice cerchio, ma penso che fare un preforo e inserire la vite in modo che la testa vada a mantenermi verticale e in linea la porta sul binario, penso vada più che bene, quindi farò così. Carico sul pezzo, eccolo qua, per le ante. Faccio un'anta sottile così non viene neanche ingombrante e vado a bloccarlo con il nuovo sistema di bloccaggio che ho realizzato, la stampa 3D. Thank you.
terminata anche l'ultima porticina. Le ho modificate durante la realizzazione perché per ottimizzare il plexiglass da inserire qui. Infatti non volevo buttare mezzo pezzo di plexiglass, non l'ho trovato della misura che pensavo al negozio, di conseguenza l'ho accorciato. Non è un problema, ora vado a levigare queste qua che ho appena fotografato e poi a dargli una spruzzatina di colore, tanto per dare un po' di colore. You know I don't speak Spanish. In English, please. Huh? You pooped in the refrigerator. Bene, ecco tutta la parte della CNC chiusa. Vi dico la verità, già si sente la differenza. Ora vado ad inserire questo pezzo di legno per fare una piccola lavorazione e vedere se realmente ha diminuito il rumore durante la lavorazione della macchina. Perfetto. L'unica cosa è che dovrò inventarmi un sistema per la chiusura delle porte, perché altrimenti devo prenderle in mano tutte quante per poterle chiudere. Ok, già così non sento più le ventole della CNC. Posiziono la fresa sul pezzo da lavorare, in questo caso posso aprire e guardare. Bene, prima guardiamo quanto rumore fa la fresatrice accesa senza la lavorazione. Mi sembra sia migliorata, guardate, io non ho le cuffie e non mi dà fastidio. Proviamo a fargli fare una piccola lavorazione. Bene, direi che è nettamente migliorata la situazione. L'unica cosa che manca ora è un sistema di aspirazione come quello che avevo prima, anzi lo studierò meglio, lo progetterò io e fatemi sapere sotto nei commenti se volete vederne un video oppure no, io lo devo assolutamente realizzare. Bene makers,
anche questa volta, se il video vi è piaciuto, smartellate il pollice in su. E qui, soltanto per le ruote con il cuscinetto, dovremo arrivare a 1500 like, perché se lo meritano. Sono gasatissimo soltanto per quel piccolo dettaglio. Il risultato, come avete visto, funziona e non potevo chiedere di più. Tra l'altro, voi adesso non lo vedete, ma sta lavorando la stampante 3D in un futuro progetto che vedrete prossimamente. Non sabato prossimo, perché sabato prossimo vi farò vedere un progetto che ho realizzato per un amico. Mi ha chiesto una mensola e l'ho realizzata particolare. Quindi ricordatevi sabato prossimo il mio nuovo video. Ringrazio come ogni sabato i Patreon presenti nel Patreon Wall. Ragazzi, grazie infinite. Siamo quasi in 100 e quando dico 100 a me viene in mente una cosa sola. Beh ragazzi, grazie infinite. Per chi fosse interessato ad entrare nel Patreon Wall, sappiate che riceverete le anticipazioni sui nuovi progetti, lezioni sui nuovi corsi che sto realizzando, e c'è già chi sta usufruendo, e anche su quelli precedenti, come ad esempio il corso SketchUp. Quasi la totalità dei progetti che vedete nel mio laboratorio è prima studiata su SketchUp. Perché? Perché mi fa risparmiare un sacco di tempo. Di conseguenza, se sei Patreon e hai scelto il reward dei corsi, beh, allora avrai anche i corsi precedenti. Mentre se vuoi comunque avere il corso SketchUp, beh, c'è in descrizione il link. I maker di questo video sono Gabriele, che tra l'altro è un Patreon e ha realizzato questo leggio su commissione della moglie. Io dico sempre, ma queste mogli quanto fortunate sono ad avere noi maker come mariti. Fantastico. Il secondo maker di questo video è Antonio mi sembra, esatto, sì, che mi ha mandato la foto del mobiletto che ha realizzato lui. Mi ha detto che non è molto bravo, ma secondo me si stava dando delle arie, perché guardate la foto, secondo me ha fatto un gran bel lavoro. Complimenti, complimenti ad entrambi i makers. E se anche e se anche tu vuoi vedere le foto delle tue realizzazioni nei miei prossimi video, beh, manda una foto all'indirizzo email matleit@gmail.com. Bene, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento a sabato prossimo, perché tutti i sabati c'è il video di Matley. Ciao makers!